Benvenuti in quel di Varano, qui a mio fianco, Super Andrea Tomio. Ciao, ciao Gianluca, ciao ragazzi. E allora è tutto pronto per la classe 600 e la classe 1000 che ci delizieranno del loro grande spettacolo, il circuito. Sempre quel di Varano, 2350 metri di percorrenza, due gare al full di cotone, due gare che si preannunciano scoppiettanti a tra poco per l'inizio della classe 600. Pronto per l'inizio, via, partiti, è iniziata la gara subito. Daniele Galloni, Andre davanti, un lungo, dritto lungo di Terranova subito, altro lungo davanti a Cafagni, Andre. E insomma, buona la partenza di Lauriero Dorren insieme a Daniele Galloni. Andiamo un po' a specificare chi sono questi piloti. Lauriero Dorren, classe 99, Johannesburg. Però abbiamo Daniele Galloni, che tu conosci molto bene. Sì, pilota molto giovane anche lui, 16 anni appena compiuti, in sella alla Ducati, entrambi sulla Ducati. E Cafagni che insegue, Andre. E Cafagni che insegue con la sua Yamaha. Sì, due Ducati davanti, una Yamaha dietro, in terza posizione. Abbiamo visto due dritti in curva 1, un circuito che si presenta nelle migliori delle condizioni, Andre. Condizioni atmosferiche veramente buone. Molto buone, non è il solito caldo né freddo, è proprio temperatura perfetta per lo svolgimento delle gare. 2350 metri di percorrenza al meglio per 10 giri, davanti Galloni che riesce a mantenere il tempo, riesce a farlo il tempo, è alle spalle Michael Ferrari con la Bacher da Cordoli, che però guarda, osserva, Andre. Sì, oddio, osserva, stanno tirando tutti come matti. E guarda lì, Dorren, che ingresso su Galloni. Altro lungo. Curva 1 oggi. Oddio, santo Lico, da maledetti. Questa curva 1, Dorren fa un po' una curva strana, spaziatura strana. Intanto anche andiamo con Massimo Treccani, una scivolata davanti a Massimo Treccani. Galloni tiene la posizione al meglio dei 10 giri. Andre, ricordiamo che Lorenzo Dorren è una wild card, quindi in caso dovesse vincere Daniele Galloni si tiene la prima posizione. Sì, assolutamente. E comunque dai, è sempre bello avere delle presenze così importanti di livello mondiale. Non ingombranti, ma delle presenze che anzi restituiscono danno a Troviamo d'estate un gran... Sì, no, ma danno dello stimolo anche ai ragazzi per dare il 120%. Cornice di pubblico straordinaria, Andre. Sì. Tutte piene, tutte gremite le tribune per questo primo appuntamento di Trofei Moto Estate. Il primo di 5 meravigliosi, poi Cremona, poi Maggione, poi si torna a Varano, poi la chiusura a Cremona col botto. 3 su 10. Galloni davanti, Dorren dietro. Che un problema, ritiro, sì. un ritiro nelle retrovie, e quei tre davanti, occhio perché Cafagni sta cercando di ricucire, Andre. Sì, è partito bene e sta cercando chiaramente di tenere botta. Dorren dentro. Dorren passa, Galloni ci prova e adesso le dura, caro mio Andrea Tomio. Anche perché Dorren ha fatto un tempo stratosferico in qualifica. Sì, un 7 alto, ma sì, erano volato vicinissimi al record della pista, quindi davvero da paura. Davvero da paura come la gara alla quale stiamo assistendo, soprattutto 3 giri su 10 intensissimi. La sfida Dorren Galloni sta regalando grandi sorrisi. Mamma mia che spavento. In quella curva maledetta Dorren sta allungando su Galloni, ha preso 8 decimi in questo giro. Galloni che ha un secondo e 3 su Cafagni che ha diverso tempo rispetto a Ferrari. Infatti, alle spalle intanto sorpasso di Terranova su Marco Como. Ha scatenato Terranova, Andre. Terranova sì, perché ha fatto lungo alla prima curva, come appunto abbiamo visto, e quindi sta cercando di recuperare il più possibile. Lo vediamo, è sempre uno spettacolo. Attenzione, Balella, mamma che botto, Andre. Bandiera rossa chiaramente, Andre. 4 giri su 10 subito, alzano tutte le mani e chiaramente andiamo alla restart. Andre con Dorren sempre davanti. Tutto pronto per la ripartenza, sempre da 600 con il mio fecco Andrea Tomio. La partenza ancora Galloni su Dorren. Occhio Ferrari però, Andre. Occhio Ferrari che è partito molto bene. Questa volta Daniele è partito ancora fulmine dietro Dorren. E questa volta invece di Cafagni, Ferrari è subito dietro. E anche Osler che attacca Cafagni, Andre. Occhio perché è un'altra partenza completamente diversa. È una gara nella gara, lo sappiamo. Dorren si francobollerà di nuovo a Galloni. Penso
come in vecchio stile, come in precedenza, e chissà che cosa succede. Occhio però, perché sta creando già da questo giro, Andre, è visibile una sorta di triplo gruppo. I primi due, Ferrari in mezzo, un po' alla via di nessuno, e da compagni largo. Largo però che rientra Galloni, che penso che si riprenda la prima posizione. Però ti sembra che sono creati tre microgruppi? A me sembra che si sono creati un pochettino, e mi sembra che Dorren non sa che adesso ci sono pochi giri e quindi non perderà un attimo e proverà il tutto per tutto per provare a star subito davanti. Quindi stiamo a vedere cosa succede. Sicuramente in questo giro c'è ancora davanti Daniele Galloni, però sicuramente sì, Andre, 5 su 10, siamo a metà gara praticamente, con Caffagni attaccato da Osler, che mi sembra essere, ecco, Caffagni sì, quello che ha sofferto più di tutti la partenza. Stessa cosa al contrario, Ferrari è quello che è partito meglio rispetto agli altri, gli altri sono partiti uguale. Chiaro. Loro due sono quelli che hanno cambiato e invertito le posizioni. Ah sì, ah vabbè, tranquillo che siamo alla sacra. Lì però sì, si ferma, non riesce ad andare dritto, giusto appunto in curva 1, e deposita la moto lì. Intanto Dorren inizia a mettersi franco bollato su Galloni. Stanno girando mediamente 5 decimi più alti, più veloci rispetto a Ferrari dietro, che non ne ha per stargli incollato. Stanno girando fortissimo. Con due fulmini. Con tempi da qualifica entrambi, intanto vediamo che riparte. Sì, cercando di far ripartire. Sì. In base alla caduta che c'è stata in precedenza, però noi restiamo francobollati sulla lotta davanti Galloni, Dorren. Ricordiamo e ribadiamo che Dorren, che infilata, siamo in sella con e allora è passato Osler. Sì. Osler su Caffagni, probabilmente qualche problema perché non ha avuto una grande restart. No, Andre, no, assolutamente no. Intanto 6 su 10 e Galloni sta davanti con Dorren che lo attacca, con Dorren che aspetta e Osler che si tiene la posizione su Caffagni. Per Caffagni una brutta gatta da pelare adesso, perché deve provare a scavalcare Osler. Dorren ha passato Galloni dopo curva 1, è riuscito ad infilarlo in maniera anche abbastanza interessante. Adesso vediamo se ha il ritmo per scappare, se ha il ritmo Galloni per stargli dietro, e vediamo anche quello che fa Ferrari mentre diamo qualche pilota. Intanto Santolico che è costretto ad abbandonare la pista al sesto giro, un ritiro per Santolico. Intanto Dorren mi sembra aver messo tra sé e Galloni almeno 4 decimi, e chissà che già da prima non ne avesse qualcosa di più. Sì, infatti ha messo un po' di spazio. Chi è veramente impelagato in una gara complicatissima è diventato Giacomo Caffagni. Ho parlato con lui durante tutto il weekend, in realtà diceva avere delle sensazioni positive, che lo era fino alla prima parte, sì, di quell'inizio di gara 1. Adesso però mi sembra che Delle volte far la ripartenza cambia tutto. L'abbiamo visto l'anno scorso, Andre, in qualsiasi circuito, mai come in questo, così tecnico. Andre veramente mette sotto sforzo il fisico, il corpo debilitato, veramente è un circuito complicato questo, nonostante sia veloce, 2350 metri di percorrenza, però il fisico ne risente tanto. Sì, e poi c'è un altro aspetto, che comunque quando ti fermi devi aspettare, poi riparti, scende la tensione, poi risale, poi insomma, ecco, attenzione. Mamma mia ragazzi, quanti sorpassi in quella parabolica prima, poi della chicane che immette a rettilineo finale. Dorren sta piazzando un giro dietro l'altro, un secondo dietro l'altro, uno e mezzo su Galloni, che però ti chiedo, Andre, tu lo conosci chiaramente il pilota, a questo punto mi viene da chiederti, chissà che non si sia a un certo punto anche visivamente accontentato di quella posizione, vedendo che chi gli stava davanti ne aveva di più, un po' come Ferrari inizia a essere risucchiato dalla sfida tra Osler e Caffagni. Ma diciamo che lì non è che ti accontenti, ti rendi conto che in effetti del tuo potenziale. Ti rendi conto che non ha senso, anche perché esplicitamente, cioè non c'è da andare per terra, perché appunto è una wild card e quindi non ha assolutamente senso tirarsi per terra. Soprattutto mancano due giri dal box ti arrivano le informazioni che ti devono arrivare. Lo vedi anche tu davanti che non ha preso del margine, che magari stai già tirando al massimo, non ce la fai. Quindi ecco, chi sicuramente proverà a tirare fino alla fine è Caffagni, Andre, che non si accontenta della posizione. Serratissima la lotta Caffagni-Osler, qua ci è andato veramente vicino, Andre. Molto, molto vicino. E intanto vediamo anche
Terranova che... Sì, Terranova è il tuo pupillo, diciamo. L'abbiamo visto inquadrato spesso in bagarre. Terranova ci fa divertire perché fa delle grandi... Eccoci qua, ti interessava. Un altro in curva 1. Strano, Terranova lo vediamo già dalla prima curva. Lui fa delle grandi intraversate. È molto spettacolare la sua vita. Dorren, ultimo giro, Dorren. E lo vediamo, ormai ha mollato qualsiasi freno inibitorio. Anche Daniele Galloni che si accontenta evidentemente della seconda posizione. Qualche doppiato a questo punto. Voglio capire però la lotta per il terzo posto se è intensa o se c'è solo lotta per il quarto. Forse è solo lotta per il quarto. Osler, Cafagni, Andre. Cafagni però non riesce ad avere quella zampata, Non è stata la sua restart migliore. E a questo punto deve accontentarsi. Chissà che non prova lo spunto per la quarta, ma è difficile. È molto molto difficile, anche perché dai, siamo veramente all'ultimo giro, quindi in effetti il tempo è scaduto, quindi o adesso mai più, come titolavano in qualche film, come titolava qualche filosofo, come intitolano un po' tutti. Ma la gara davanti ormai sembra essere arrivata ad un binario morto, soprattutto per Super Lauriero Dorren, che continua la sua cavalcata vincente. Tra poco lo vedrete spuntare con la bandiera a scacchi. Vince Lauriero Dorren, vince in maniera impeccabile, straordinaria la performance di Daniele Galloni, secondo, che chiaramente esulterà. Beh, eccolo lì, infatti, terzo, spunta Ferrari, grande colpo per lui. Osler felice, Cafagni sicuramente un po' di meno. La top 5 è Lauriero Dorren, Daniele Galloni, soprattutto Michael Ferrari alle spalle, Osler e Cafagni. Andrea, è stata una bella gara, sicuramente a Cremona ci divertiremo ancora. Moltissimo, moltissimo, ci vediamo a Cremona. Ci vediamo sicuramente a Cremona, tanto noi ci risentiamo tra poco, perché poi si parte con la sintesi di una 1000 che ha creato sconquassi, lo scoprirete guardandola, vivendola, vivisezionandola. Vince Lauriero Dorren, secondo Galloni, terzo Michael Ferrari. Un peccato per Cafagni, che ha avuto una restart non migliore. Bene Osler, che arriva quarto. Quinto Cafagni, tra poco per la 1000. Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio. Diventa pilota per un giorno a bordo di fantastiche Ferrari e Lamborghini. Con il tuo sogno in pista potrai metterti alla guida di straordinarie vetture racing. Scegli la macchina che hai sempre sognato e provala nei circuiti più belli d'Italia. Collegati al sito www.iltuosognoinpista.it e accendi la tua passione. Cosa aspetti? A scendere in pista fai diventare il tuo sogno realtà. La pasta di Camerino, sapori da ricordare. Farine per dolci soffici, le farine magiche. Fatte bene per far bene. GoTV è sempre con te. Puoi seguirci anche in live streaming in HD al sito www.gotv.org. Rimani aggiornato quotidianamente sulla nostra programmazione attraverso la pagina Instagram GoTV. Ti sei perso qualche puntata? Non c'è problema. Collegati al nostro canale YouTube. GoTV, la televisione nazionale che aspettavi, è sempre con te. Dove e quando vuoi. Rieccoci partiti, Bartolini, la 1000 scatta, caro il mio Andrea Tomio, buonasera a lei. Buonasera Gianluca, buonasera a tutti. Reinaldo Lobartolo davanti e dietro, inizia a crearsi una bella situazione. Un traversario che si mette quarto, ha avuto uno spunto pessimo purtroppo. Michael Lamagni che si candidava ad una gara straordinaria, ma non è stata una grandissima partenza, è rimasto inchiodato. Intanto Reinaldo subito prova ad attaccare Lobartolo. Sì, infatti peccato per Lamagni, che adesso dovrà fare il diavolo. La qualifica straordinaria, sono stati attaccati con Bartolini. Se tu vai a vedere, Bartolini si trova terzo invischiato per la quarta posizione, Lamagni è dodicesimo invischiato in una gara che non è la sua.
adesso dovrà fare il diavolo a 4 sorpassi per inventarsi qualcosa. Però il tempo c'è, Andre, 13 giri. Sì, il tempo c'è, però insomma davanti non è che stanno tanto ad aspettare. Quindi... non cincischiano. E quindi sì, sicuramente tempo c'è, ma bisogna liberarsi il prima possibile da quelli un po' più lenti davanti e vedere. Certo è che se la gara si preannuncia così inviperita, così in bagarre, ci divertiamo. Traversaro è quarto col suo motone giallo, lo vediamo. Gipponi quinto e poi Bocelli che apre il gruppo dei sesti. Qui andiamo con Cristini, un sorpasso praticamente impossibile all'esterno. Davanti però si sono cristallizzati, almeno in questo momento, Lobato, Reinaudo, Bartolini. Io, Andre, ti dico, questa è la pista di Bartolini, è lecito aspettarsi una gara importante da parte sua. Ma sì, in effetti qua Bartolini ha fatto anche delle gare abbastanza in solitaria, però oggi ha comunque dentro Traversaro, che anche questa è la sua pista e è un osso duro sicuramente da che non lascerà. E lo Bartolo che non ti aspetti con Reinaldo dietro, Andre. Esatto. Si sta formando un gruppo di quattro, c'è Gipponi in mezzo, Bartolini! Dove passa? Ma penso che debba accodarsi, però Andre. No, sì. Sì. Penso di sì, che ci si è fatto internamente il risorbasso di Reinaldo. Si è creato questo gruppettino con Bocelli che lo guida e con Gipponi che si è messo in mezzo. Io dico occhio, perché bisogna vedere se hanno il tempo. Il tempo non ne ha più la Magni, che sta iniziando a provare a divincolarsi, barcamenarsi per scavalcarli tutti. E a questo punto diventa una gara nella gara per la Magni, che deve provare a riavvicinarsi, anche perché li vede allontanarsi gli altri. Sì, sì, infatti adesso eccolo la Magni. Guardalo che... già lì, prova a scavalcare qualche pilota nelle retrovie, ma si è formato un gruppetto a quattro con Paladino, quello però mi sembra. La Magni intanto, altro sorpasso. Sì, infatti dai. È un bulldozer, lo possiamo chiamare bulldozer, deve scavalcarli chiaramente uno dietro l'altro, non ha una grande... non può avere una grande inventiva, deve provare a scavalcarli tutti sperando che qualcuno davanti si faccia male. Non male nel senso male che cada, si faccia male nel senso che possa fare qualche errore. Esatto. E quindi... Ti faccio una domanda, Andre, tu che sei stato e che sei un pilota, in questo caso la pazienza non è cattiva, non è buona consigliera. Potrebbe anzi creare, arrecare un danno al pilota? La pazienza? Sì, perché non ne hai tanta. Già vedi quanto su 13, hai fatto una cattiva partenza, ce l'hai con te stesso, può succedere di tutto, però non sei particolarmente soddisfatto di quello che sta succedendo. Continua a bagar con i piloti davanti. Andiamo con le telecamere che bruciano davanti. È sempre Lobattolo e il buon Reinaudo alle spalle. Andre, ti faccio una domanda un po' tecnica. Da un punto di vista delle gomme, può inficiare questa gara così lunga? Ma probabilmente sulle 1000, che iniziamo ad avere tanti cavalli, sì, ti direi di sì, perché comunque iniziano a essere moto che ormai non sembra, ma sono moto con oltre i 200 cavalli e in una pista con tutti questi start e stop le metti davvero. 5 su 13, Andre, Traversaro è quarto, ma mi sembra che sia un po' staccato, lo guardo anche da monitor dei tempi, accusa 3 o 4 decimi sul gruppetto davanti. Bartolini prova a rimanere lì in scia, qui con Cristini che si trova nel gruppetto in mezzo, con la Magni che sta provando la rimonta delle rimonte, ma altro dritto, curva 1, meravigliosa quella Varano, Andre. Curva 1, c'è quello spazio lì e quindi... tanti che arrivano un po' lungo. La chiamiamo curva 1 maledetta, mentre dietro intanto imperversano sempre Lobartolo, Reinaudo, Bartolini. Bartolini si è avvicinato tantissimo a Reinaudo, Andre. Si sta provando in tutti i modi, ma non è semplice assolutamente. Non è neanche una gara semplice, lo ripetiamo per la Magni. Arriviamo di nuovo alla chicane prima dell'immissione del rettilineo finale. 6 su 13, siamo ancora nemmeno a metà gara, se le stanno dando davvero di salto ragione. Questo lo ripetiamo, è chiaramente un estratto della gara. Siamo a 6 su 13, in realtà li abbiamo seguiti praticamente tutti, con Lobartolo davanti, Reinaldo, Bartolini, Traversaro. Maxi Gippone lo vedi molto più distante, perché Gippone è crollato totalmente. Sì, infatti infatti guarda le telecamere sul divano, sulla Magni. Ha già nel mirino, potrebbe già avere nel mirino Paladino tra poco, chiaramente. Intanto andiamo anche nelle varie magare di mezzo, di Fortunati, il Mischiato, e di nuovo eccoci sul rettilineo. 7 su 13, sempre loro.
Mamma mia, stiamo facendo iniziare a far fatica. Io sì che lo voglio cercare un migliore. Eh sì. Perché è una gara veramente, veramente interessante. Come tanto abbiamo visto Lorenzo Bocchi mischiato. Ecco, questa è una cosa che volevo fare. Il fumo di fiore all'occhiello del Messi e Sattac, che è questo tentativo di unire, di coadiuvare la maturità, la professionalità, al professionismo. Voc si è trovato a fare questo salto e sta iniziando a far fatica. È tutto quanto nella norma, immagino. Beh sì, ti devi abituare con altre gomme, con altri piloti e con dei giri in più che chiaramente fanno entrando la prova anche il fisico del pilota. 8 su 13, telecamera che indugia su Emanuele Bartolo, mancano 5 giri, quasi 7 minuti al termine della gara, con una situazione, una missione per Michael Lamagni, quella di provare. Ed eccolo qua che prova ad entrare, prova a prendersi la quinta piazza, e sarebbe già se un altro risultato, vista la dodicesima che si è trovato ad inseguire ad un certo punto dopo una falsissima partenza. Intanto le telecamere indugiano anche un po' su Cristini, su quella che ha buona lotta nelle retrovie, nella parte centrale del circuito. Reinaudo preso da Bartolini, non riesce ad entrare no. Bartolini, e mamma mia, rischia tantissimo, chissà che però alle spalle non provi a rientrare Traversaro, che si è rimesso lì con buoni tempi, con una buona voglia, con una forte meticolosità alle spalle dei piloti. 9 su 13, mamma mia, Traversaro su Bartolini, sta provando ad entrare, sì, ci riesce. Traversaro passa Bartolini, lo Bartolo intanto alle spalle, si trova Reinaudo che inizia a forzare i tempi, e lo Bartolo che ancora non accusa grandi difficoltà, ma che si trova adesso a dover fronteggiare non solo il buon Reinaudo, ma c'è anche alle spalle Traversaro che è venuto fortissimo dopo praticamente un errore di Bartolini. Altra chicane, altra curva, altro rettilineo. 10 su 13 tra poco compare, con lo Bartolo sempre davanti, ma adesso si trova il motore di Reinaudo ancora più vicino, e Reinaudo si trova a Traversaro ancora più vicino. Chissà che non succeda qualcosa. Reinaudo passa lo Bartolo, ha passato lo Bartolo Reinaudo, Andre. Eh sì, è stato un controsorpasso, ma adesso Traversaro. Traversaro su lo Bartolo, incredibile, in un giro perde due posizioni Emanuele lo Bartolo, e prova a rispondere, a Traversaro non ci riesce. Clamoroso, siamo praticamente al classico, noi lo chiamiamo ferro di cavallo, Andre, ma non è il ferro di cavallo che troviamo a Cremona, troviamo questa parabolica prima della chicane, ma è incredibile come Emanuele lo Bartolo sia stato scavalcato sia da Reinaudo che da Traversaro, e adesso si trova in terza posizione. Eh sì, andiamo però ad indugiare ancora con le telecamere, col passaggio, il mio Andrea Tornio che sta studiando anche la situazione delle gomme, sta provando a capire se lo Bartolo abbia qualche problema, perché mi sembra che anche Bartolini gli si sia praticamente affiancato. Forse anche magari non le gomme, magari anche fisicamente, dopo che passi il decimo, undicesimo giro. Comunque no, quando arrivi al decimo giro, però io sono la manina. Mi sa che ci ha detto qualcosa Emanuele lo Bartolo, ci ha detto forse che la sua moto non ne ha più. A questo punto bisogna capire se riesce a tirare fino alla fine. Qua Crosetti intanto che si abbandona in un dritto, ma adesso bisogna capire se Traversaro ne ha per provare a insidiare Reinaudo. Quando mancano due giri, quando lo Bartolini si sta facendo furioso e impellente alle spalle, siamo tra un po' di nuovo alla chicane che ci riconsegnerà il rettilineo finale, quando vedrete tra un po' 12 su 13, quando vedrete passare Reinaudo davanti. No, ancora non li vedete passare davanti, ma tra poco sì, sicuramente sì. E allora eccoli qua, 12 su 13. Non ti chiedo previsioni, Andre, perché non è nello stile di un pilota fare previsioni. Ha mollato totalmente lo Bartolo. Sì, ha mollato, e c'è da vedere addirittura se Traversaro ormai manca pochissimo. E quello che forse è un pelino più difficoltà in questo momento è appunto Bartolini, che difficilmente adesso ci si deve inventare qualcosa per mettersi in testa. È il suo circuito, dovrebbe inventare qualcosa, ma Andre, qua clamorosamente Bartolini si è rifrancobollato a Traversaro, e tra poco arriviamo di nuovo alla chicane che mette prima del rettilineo finale. Abbiamo visto in retro immagine una bellissima coreografia, una bellissima immagine di quello che è il pubblico meraviglioso di Varano, che ha calcato Varano. Ultimo giro, Bartolini vicino, Traversaro ancora più vicino, ha mollato lo Bartolo, quinto Lamagni. Andre, parto da Lamagni, non poteva far di più. No, dopo no, la partenza no, non poteva far di più. Lo Bartolo
questo punto bisogna capire se abbia avuto un problema con la moto, ma mi sembra che la quarta posizione gli vada bene. Martorini ad un passo, vicinissimo a Renaudo, Andre. Mamma mia, e vedi che se la stava inventando. Andre, ma si sta pure inventando di uscire fuori. Un folle totale, Walter Bartolini, lo dico perché lo conosco bene e posso permettermi di farlo. Vince Renaudo con Traversaro, Bartolini, Lobartolo, Lamagni, questi i primi 5, questo è il finale. Andre, lo ribadisco, vince Renaudo, secondo Traversaro, terzo Bartolini, una bellissima gara. Bellissima, bellissima, combattuta fino alla fine, con sorpassi, molto bello. E allora vince Renaudo, secondo il buon Traversaro, terzo Bartolini, via via Lobartolo e Lamagni a Cremona. Grazie ad Andrea Tobio. Ciao.